Sono Carmelo Baieli Melfi e guido automobili storiche da quando ero bambino. Mi muovo con una Rolls Silver Cloud 3 del 64, ma ritengo che sia molto snob girare in città con questa macchinina che anche ha un colore promettente, che trovo molto particolare e molto snob, e siccome si distingue da tutte le altre la utilizzo con gioia nel traffico cittadino. Ma ora do la parola agli esperti di Auto Digest. In effetti è un veicolo molto particolare questa vettura, perché è compatta, lunga solo 3,70 m, quindi in città si parcheggia e si muove facilmente. L'abitacolo è alto, comodo, spazioso e molto ben rifinito. Un bagagliaio discreto, anche a sedili non abbassati si può caricare, come vedete, una sedia d'ufficio. Insomma, un veicolo piuttosto interessante, che si guida anche piacevolmente. Malgrado non ci si aspettasse molto da questo 3 cilindri 1200 di produzione indiana, la vettura è indiana, ma si guida davvero piacevolmente, anche perché il cambietto a joystick è vicinissimo al volante e molto facile da manovrare. Sulle strade extraurbane certamente si fa sentire l'utilitarietà del veicolo, però si viaggia molto bene, soprattutto nei dintorni delle città, è molto adatta per escursioni. Certamente il suo regno sono le strade urbane, dove si muove agevolmente, si parcheggia, ha una buona frenata, ma soprattutto è una piccola ammiraglia quanto a dotazioni, perché questa vettura ha tutto, dal condizionatore automatico a un display da 7 pollici, Bluetooth, touchscreen, con navigatore, condizionatore automatico e poi in città proprio il motore 3 cilindri con fasatura variabili si muove molto bene, soprattutto perché poi questo veicolo è alimentato a GPL in questa versione. Un'altra cosa molto carina è la possibilità di guardare dei video, ovviamente a vettura ferma, quando ci si muove va via il video ma l'audio resta. Comunque, una vettura, dicevamo, molto interessante, piacevole e sfiziosa. Molto stabile, come vedete in queste prove che abbiamo fatto, ovviamente per ragioni di sicurezza in un piazzale. E l'unico difetto, diciamo, è il prezzo, perché con questa versione costa più di 18.000 euro e non è poco. Consuma pochissimo, però.